Each year on the occasion of the solemnity of the baptism of the Lord, one of the most special and different ceremonies is celebrated in the Vatican. The Pope baptizes several newborns in the Sistine Chapel. They are the children of Vatican employees. This year, there were 12 boys and 15 girls. Since Pope Francis is aware that it's a busy day for the little ones, he delivers a brief and simple homily. This year, the Pope explained that in catechism class, children study the faith. However, it's the parents who are responsible for transmitting it at home through their example. Scusatemi, ma io vi consiglio, mai litigate davanti ai bambini, mai. È normale che gli sposi litigano, è normale. Sarebbe strano di no. Fatelo, ma che loro non sentano, che loro non vedano. Voi non sapete l'angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori. The first round of tears were already beginning in the Sistine Chapel, so the Pope reassured the parents present. Io vi dico che siano comodi, state attenti di non coprirle troppo, e se piangono per fame, allatali. Alle mamme le dico, allattatevi i bambini tranquilli, Signore vuole quello. Perché loro, dove è il pericolo? Che anche hanno una vocazione polifonica. E incomincia a piangere uno, e l'altro gli fa il contrappunto, e l'altro, e poi questo è un coro di pianto. After the homily, the highly anticipated moment arrived. Some children were nearly sleeping when the baptismal waters hit their heads, while others showed more character. Lucas, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. As the Pope became nervous, minutes later the melodic singing drowned out all other noises. In any case, on such a special day, a bit more crying during Mass is more than allowed.